Roma 24 aprile 1980, tempo pasquale. Abbiate fiducia. Non si turbi il vostro cuore. Abbiate fiducia in Gesù risorto e asceso alla destra del Padre, ove ha già preparato un posto per ciascuno di voi. Figli prediletti, abbiate fiducia anche nella vostra mamma celeste. Il mio disegno è racchiuso nell'intimo della Trinità divina. Sono la Vergine della Rivelazione. In me il capolavoro del Padre si realizza in maniera tanto perfetta che Egli può riversare su di me la luce della sua predilezione. Il Verbo nel mio seno verginale assume la sua natura umana e così può giungere a voi, per mezzo della mia vera funzione di madre. Lo Spirito Santo mi attira come calamita nell'intimo della vita di amore fra il Padre e il Figlio, e vengo interiormente trasformata e tanto a Lui assimilata da essere sua sposa. Attraverso di me il grande disegno, nascosto nel mistero stesso di Dio, si fa manifesto. Mio figlio Gesù è la manifestazione di questo mistero. In Lui solo abita la pienezza della divinità. Per mezzo di Lui tutta l'umanità viene ricondotta alla piena comunione con la stessa natura divina. Solo con Lui si può compiere il grande disegno del Padre. Abbiate fiducia, figli prediletti, nei momenti presenti, così densi di oscurità e di minacce. Guardate alla vostra mamma celeste, svelerò alle vostre anime il segreto della parola divenuta carne nel mio seno materno. Vi porterò alla piena comprensione della Divina Scrittura. Soprattutto vi leggerò le pagine del suo ultimo libro che state vivendo. In esso già tutto è predetto, anche ciò che deve ancora accadere. È chiaramente descritta la battaglia a cui vi chiamo ed è preannunciata la mia grande vittoria. Per questo vi ripeto, non temete, abbiate fiducia. Nel mio cuore immacolato proverete la gioia e la pace che ancora oggi mio figlio risorto a tutti voi dona.